Possiamo iniziare. Ben ritrovati pinguini in questo nuovo episodio di AFK Breaking News. Oggi, aspetta, sistemiamolo. Perfetto. Dunque, dicevo, oggi mi ritrovo a parlare nuovamente di Elon Musk. Iniziamo. You can 27. They did that. Free software. Prima di iniziare, se siete nuovi o di ritorno su questo canale, vi invito a iscrivervi e di cliccare la campanellina, così quando pubblicherò nuovi video voi riceverete una notifica e non ve lo perdete. E non vi perdete neanche il video che uscirà questo venerdì di AFK Storia, in cui parlerò di una storia bellissima di videogame. Non vi do anticipazioni, anche se la miniatura dice tutto, quindi non ve lo perdete. Venerdì. Se volete, seguitemi anche su Instagram, qui sotto c'è il mio tag in cui pubblico tendenzialmente anticipazioni sui video e foto del mio cane. Adesso iniziamo. Dunque, qualche settimana fa vi avevo detto che Elon Musk aveva fatto un'offerta di 44 miliardi di dollari per l'acquisto di Twitter. L'offerta è stata accettata, però di fatto ancora i soldi non sono stati spostati. Quello che è successo è che Elon Musk si è impegnato all'acquisto della restante parte di Twitter, perché lui già ne possiede circa il 9-10%. Con quei 44 miliardi di dollari lui ha detto: io mi impegno a comprarne la totalità. L'offerta è stata accettata e quindi si sta aspettando che effettivamente il grano viene trasferito. Però adesso qual è la notizia? La notizia è che Elon Musk ha messo temporaneamente in stato di fermo la sua offerta, quindi si sta ritirando Il motivo della disputa è che Twitter ha sempre dichiarato che solamente il 5% degli utenti attivi giornalieri monetizzabili sono effettivamente dei bot. Il restante 95% sempre circa sono degli utenti veri. Elon Musk ha detto: se voi non mi dimostrate che effettivamente il 5% degli utenti monetizzabili attivi giornalmente sono dei bot, io non compro Twitter. Da dove nasce questo dubbio da parte di Elon Musk? Lui ha fatto semplicemente un campionamento prendendo 100 follower dal suo account, non proprio dal suo account ma dall'account di Tesla, e utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale dice che 20 sui 100 account che seguono Tesla hanno un'alta probabilità di essere dei bot. E quindi lui ha detto: se io ne ho trovati già il 20% che seguono Tesla, che ho preso a caso su un campione di 100, io non mi fido delle dichiarazioni di Twitter. Quindi Twitter mi deve dimostrare quali sono le loro tecniche che hanno utilizzato per dire che circa il 5% di questi utenti sono effettivamente dei bot e non sono utenti reali. Tuttavia il problema è complesso. Andare a capire se un account è vero o no non è facile. È vero, esistono degli algoritmi di intelligenza artificiale che non fanno altro che restituire un punteggio, tipicamente un score di probabilità, 0 che significa improbabile, 1 è probabile, quindi poi ci sono tutti i valori nel mezzo. E il problema è che non è, come dicevo, non è semplice capire se un account è vero o no. Questi algoritmi non fanno altro che esaminare diversi parametri: quanti tweet fanno, cosa scrivono, come lo scrivono, chi seguono, chi non seguono. Non si può fare semplicemente un'euristica del tipo: ok, se l'account ha un username strano e segue poche persone, è seguito da poche persone, allora è fake. Perché esistono tanti utenti che non utilizzano Twitter giornalmente. Io stesso, io ho un account Twitter che ho aperto tanti anni fa, che adesso neanche ricordo la password. E quindi c'è questa, diciamo, sorta di diatriba, o diatriba come dir si voglia, tra Elon Musk e Twitter, in cui Elon Musk dice: se voi non mi dimostrate i vostri risultati, io mi sa che non compro Twitter. Ma tuttavia questa cosa è possibile? Sì, Elon Musk si può ritirare dall'acquisto di Twitter in qualunque momento, però siccome lui già si è impegnato con un documento vincolante, quindi un contratto, all'acquisto della rimanente parte di Twitter per 44 miliardi di dollari, se lui non onora questo contratto dovrà pagare una penale. E di quanto sarà mai la penale che dovrà pagare? Ma io che cazzo ne so? È semplicemente del circa il 2% dal valore che lui dovrebbe pagare per acquistare Twitter. È un poco di più del 2% di 44 miliardi. È un miliardo, lui dovrà pagare un miliardo. Sono soldi! Certo, per noi sono cifre astronomiche,
però lui, essendo l'uomo più ricco del mondo al momento, con un patrimonio stimato di oltre 200 miliardi di dollari, pagare lo 0,5% di penale del suo patrimonio per lui non è nulla. Ovviamente, perché Elon Musk si sta impuntando su questa storia dei bot? Ci sono tante speculazioni. Molti dicono che giocando su questa cosa riesce ad abbassare il prezzo delle azioni in Twitter, però lui già si è impegnato ad acquistare ciascuna azione al prezzo di $54.20. E questo prezzo non può cambiare. Certo, lui potrebbe far scendere le azioni, ritirarsi, pagare un miliardo e poi riproporre l'acquisto di Twitter a un prezzo minore. Non lo so. Ovviamente io vi riporto solamente le notizie che riguardano l'informatica, non quelle che riguardano economia e finanza, anche perché non è il mio campo. Questa potrebbe essere una delle possibilità. Un'altra teoria potrebbe essere che lui sta facendo tutto ciò per dire: sì, ok, lo compro, così è vero che su Twitter c'è un problema di bot, i vecchi amministratori vi hanno mentito, adesso la risano io la situazione. Ci sono molte speculazioni. E quindi, come fatto in passato, quando ci saranno dei risvolti vi terrò aggiornati su questo canale. Benissimo, per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Ciao!